La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Ben ritrovati amici, ci voleva il successo contro la Sampdoria, non tanto per l'avversario, e il 2-0 della Dacia Arena ha sancito la matematica retrocessione dei doriani, che potrebbero avere ancora molte sofferenze davanti al proprio cammino di questa stagione. Si parla sempre e sempre più spesso di una Sampdoria alla canna del gas con vista sul fallimento, ma tant'è, l'Udinese aveva un ostacolo che era soprattutto se stessa: fare in modo di non denotare cali di tensione dopo la bella prestazione col Napoli. Così è stato, pronti via, due gol e risultato poi da gestire. Per risparmiare energie, uomini, visto che comunque hai tanti infortunati, in vista di una trasferta, quella di Firenze di cui parleremo stasera, campo ostico se ce n'è uno, però caro Guido Gomirato, sfatato recentemente con largo punteggio. Ciao Guido. E si può ciao Massimo, ciao nostri telespettatori, hai detto bene, si può sfatare ancora, soprattutto perché la Fiorentina pare abbia perso questa vitalità che aveva fino a un mese fa, che le aveva consentito di scalare delle posizioni, portarsi a ridosso era ancora la Juventus perché aveva meno 15 punti, quindi diciamo dell'Atalanta. Oltretutto credo che si stia risparmiando in vista della Conference League, quindi è importante, per cui per l'Udinese è un'opportunità, non dico ghiotta, ma un'opportunità che va sfruttata. L'Udinese di questi ultimi tempi mi sembra che sia, anche se gli uomini contati, ma mi sembra che sia la più accreditata per vincere lo sprint per l'ottavo posto, ed è un finale arroventato perché ci sono quante? 5 squadre appaiate a 46 punti, poi c'è una dietro, attenzione, che potrebbe anche essere una sorpresa al Sassuolo. Adesso non si possono più regalare punti, l'Udinese ne ha regalati troppi, è inutile negare l'evidenza, è inutile dire è stato un ottimo campionato, cose che sento dire un po' ovunque. L'Udinese ha motivo per rimpiangere per aver perduto tanti punti per strada. Certo. Lo sta dimostrando adesso. Come no, Guido? Come no? Informazione rabberciata, con la Sampdoria erano in campo 5 elementi che quest'anno hanno giocato poco, eppure si è visto il collettivo, perché la forza dell'Udinese è la squadra, il collettivo, la fisicità di questa squadra. Doveva fare di più, è inutile dire ma tutto sommato siamo ottavi, possiamo arrivare ottavi, e l'obiettivo è la parte sinistra della classifica. Ci mancherebbe che l'obiettivo fosse un altro, caro Massimo. Ma tu lo dici da un po', certo. Ma mai come quest'anno dico che è stata persa una ghiotta opportunità per essere, non dico dov'è l'Atalanta, ma lì vicino, pronta a graffiare. Con chi hai perso i punti, tra l'altro? Capito cosa dovevo andare a parlare, cosa stai dicendo? E obiettivamente sono lì. È bello che continuano tutti a dire l'Udinese con le grandi ha giocato alla pari, ha conquistato anche vittorie benissimo, indubbio. Duplice rimpianto ancora, certo, perché non si può perdere in casa col Bologna, non si può perdere in casa col Torino, non si può non vincere quella volta quando era nettamente favorita vincere a Cremona, adesso sarebbe più difficile. Con lo Spezia non l'hai mai battuto, esatto, e allora sì. Sai, sono punti pesanti che mancano all'appello, assolutamente sì, ed è un peccato, perché questo Udinese ha tutte le qualità per fare bene, lo ha dimostrato in più di un'occasione. Io sono convinto che Firenze farà bene. Intanto vediamo un pochettino cosa è successo nella storia a Firenze. Dicevamo, non è che ci abbia detto molto bene, però noi apriamo con una vittoria. Il 1986, una stagione abbastanza disastrosa e disastrata per la formazione bianconera, che vince sull'asse Chierico-Abate. Chierico segna, Abate difende il fortino, una grandissima prestazione del portiere bianconero, 1-0 al Franchi, e l'Udinese porta a casa i punti. Perché anche quando si ha un portiere bravo come Abate, appunto appartiene alla squadra. E allora ecco Abate subito, fino al primo minuto, la Fiorentina era partita molto bene, ed ecco il gol, sbaglia Carobbi, non sbaglia Chierico, è l'1-0. E poi c'è il doppio no per Oriali, preparatevi, colpo di testa Oriali, palo, traversa, mano di Edigno, doppio no, un palo e una mano.
ancora la Fiorentina in avanti e c'è ancora Edinho con il gomito in questo caso, che impedisce in qualche modo alla palla di andare ancora verso gli attaccanti viola. Però mentre la Fiorentina attacca, guardate l'Udinese in contropiede, ora è Sandanducci. E poi andiamo all'inizio del secondo tempo, c'è tutto un repertorio di Abate. Gustatevelo e su queste immagini io vi dirò che la Fiorentina ha giocato circa 42 minuti in questa situazione, qualche volta qualche sbavatura come in questa circostanza al 35esimo, e qui è Galbiati che salva la Fiorentina non dalla sconfitta ma dal 2-0. La Fiorentina, dico, ha molto merito nella utilizzazione del contropiede. Hai detto bene. Beh, Abate fece una grandissima partita, abbassò la Saracinesca e quella fu anche la prima vittoria di Pozzo, eh? Eh sì. La prima, eh sì, vittoria di Pozzo in Serie A, ha già superato 400 vittorie. In una stagione travagliatissima, l'abbiamo detto mille volte, per una serie di ragioni. Tu prendi in mano la squadra, sei ancora inesperto a livello calcistico, non a livello manageriale, ma a livello calcistico sei ancora inesperto, ti trovi a meno 9, cosa fai? Ha scelto la strada che probabilmente io non avrei percorso, la strada di prendere ex campioni del mondo, Graziani, Bertoni poi e Colovatti. Infine. Infine, perché? Per dare credibilità al campionato, certo, e per certo cercare di ridare entusiasmo ai tifosi. È I tifosi certo erano rimasti malissimo con la retrocessione in B, poi commutata in meno 9 che una retrocessione post-datata. Esatto. E Pozzo cosa fece? Poteva mandare in campo i giovani, preparare la squadra per l'anno successivo, invece no, è andato a spendere, perché ha speso fior di quattrini per l'ingaggio e anche per il cartellino di questi giocatori, soprattutto di Bertoni. E oggi secondo me non farebbe queste scelte. Neanche secondo me. Però sai, era appena entrato nel mondo del calcio, si è guardato intorno, ha fatto tesoro e come degli errori commessi, perché all'inizio tutti fanno degli errori, e poi negli anni, da almeno 30 anni a sta parte, sta insegnando come si fa il calcio agli altri. Quanti. La Sampdoria dovrebbe, a proposito di Sampdoria, dovrebbe andare a lezione da Pozzo. A quest'ora non rischierebbe Guido, fallimento, ma probabilmente si troverebbe. Alla Samp è andata troppo bene per anni e secondo me chi doveva vedere. Non è colpa della Sampdoria, è andata bene per anni, si sono chiusi tre occhi nei confronti come si è chiuso quella volta nel Parma, e sai, subito dopo il disastro del Parma, il fallimento del Parma, si era detto non succederà più un caso Parma. Uguale. È uguale. E allora vedi di che la colpa è del chi palazzo. Chi controlla i controllori. Allora andiamo avanti. 2005 è la stagione della prima Champions League, non c'è Spalletti, Spalletti se n'è andato. Dopo aver conquistato la Champions League c'è Serse Cosmi sulla nostra panchina, Cesare Prandelli, il Cesare Prandelli che a Firenze andrà ad aprire un ciclo, ma c'è soprattutto Luca Toni, vicino a due grandi doppi ex come Martin Jorgensen e Stefano Fiore. L'Udinese passa in vantaggio con Muntari, un Muntari ispiratissimo all'inizio di quella stagione. Poi c'è il pareggio di Stefano Fiore, il Luca Toni show, Donadello una bellissima punizione all'incrocio, chiude un rigore di Iaquinta, finisce 4-2. Attenzione, perché David Di Michele impegna in maniera severissima il portiere avversario. L'Udinese avrebbe meritato di più in quella partita, ma tant'è, esce il segno 1. E lui vive una domenica che la memoria non potrà cancellare. Due reti che permettono a Viola di sfiancare l'Udinese e all'attaccante di raggiungere quota 4 e far diventare meno ingombrante la presenza di Iaquinta nella sfida in chiave nazionale. Che poi alle sue qualità aggiunga una indispensabile dose di malizia e analisi che Cosmi compie. Nel 4-2 finale c'è di tutto, un primo tempo di straordinaria intensità con la Fiorentina già immagine e somiglianza del suo allenatore. Prandelli fa esprimere i viola in modo spettacolare e fornisce loro anche una indispensabile capacità reattiva. Accade dopo la terza rete in tre gare di Muntari. Alla mezz'ora Udinese è in festa, magic moment che non accenna ad interrompersi. Ed invece è allora che i friulani compiono un profondo errore di presunzione e si consegnano a Viola. Toni è attaccante formidabile, anche nel fornire assist che Fiore, ad esempio, non spreca. E così quella stessa Fiorentina, che fino a pochi mesi fa si sarebbe sentita appagata, scopre il piacere di insistere. Prima dell'intervallo, Toni assume le sembianze di colui che fu batti gol ed il vantaggio si concretizza.
ripresa. Finora la Fiorentina sempre era calata. L'Udinese tenta di individuare il modo giusto per raggiungere il pareggio. Possesso di palla ma poca velocità e alla mezz'ora tre episodi fanno calare il sipario. La reattività di Sebastian Frey è decisiva su Di Michele. Poi dalla tribuna Collina osserva Dondarini decidere che Iaquinta compie fallo su Dainelli prima di segnare. Quindi Donadel coniuga potenza e precisione. Di fatto il 3-1 chiude i conti. Prima di un'espulsione figlia probabilmente di un malinteso, siparietto tra Cosmi ed un ironico tifoso. Ma c'è ancora il tempo affinché Toni esalti i suoi nuovi tifosi e per Barreto di confondere Di Loreto e meritarsi un rigore che Iaquinta trasforma, rendendo un po' meno amara la domenica dei friulani. Hai detto bene, l'Udinese si è perso 4-2, ma è stato un bellissimo incontro. Poteva anche vincere l'Udinese, esatto, è stata esatto. Fortunata almeno in quell'incontro con i Viola. E comunque era ugualmente una buona Udinese, era una buona Udinese che però strada facendo si è un po' persa, ci sono state delle polemiche, ci sono stati molti infortuni, ci sono stati giocatori poi che non volevano firmare. Guido, io ho un rimpianto grandissimo che quella Udinese, che ci fosse Serse Cosmi in panchina nel momento topico della storia bianconera, cioè di inerzia sul lavoro fatto da Spalletti, hai superato il primo turno Sporting Lisbona, esatto. Poi però a un certo punto oggi sai andare a vincere a Lisbona, tu dici sull'inerzia, sul lavoro di Spalletti, è vero. Fosse stato proseguito quel lavoro di Spalletti, ovviamente l'Udinese sarebbe tornata, ma i giocatori c'erano, perché era una bella squadra. Se tu ricordi, nelle ultime 8 gare è intervenuto, è stato chiamato al capezzale dell'Udinese, che era vicinissimo al baratro, era lì col Messina a combattere per non retrocedere. È arrivato Galeone e in 8 giornate era sembrato stare l'ultima. Ah, sì, salvati con la sigaretta in bocca. Sì, 15 punti. Chiudiamo invece con un'altra sconfitta, in questo caso a mio modesto avviso meritata, anche se arriva sul fil di lana. È l'Udinese di Francesco Guidolin e di Maico Suel, lo ricordate perfettamente, che prima giornata di campionato, primo match di quella stagione, passa in vantaggio, stiamo parlando del 2012, passa in vantaggio con il Mago, bello, bellissimo l'assist di Luis Muriel, poi però sale in cattedra la Fiorentina, che va più volte vicino al pareggio, lo trova con Jovetic, o meglio una deviazione sul tiro di Jovetic, lo stesso giocatore, lo stesso numero 10, non in senso di maglia, ma come posizione in campo, va a decidere il match con un bel interno destro sul secondo palo a tempo scaduto, ma in questo caso, a mio avviso, il segno 1 è legittimo. Guidolina ricorre già il turnover in vista del ritorno dei preliminari di Champions League contro lo Sporting Braga e lancia la coppia Muriel-Maico Suel in avanti. Poco prima del quarto d'ora di gioco, Muriel si mette in mostra con un taglio in diagonale a scavalcare la retroguardia viola. Il controllo dell'attaccante classe 91 bianconero è buono, meno il tentativo e Viviano blocca senza problemi. La risposta dei padroni di casa arriva a metà tempo. Jajic controlla e tira dal dischetto dell'area di rigore su servizio di Pizarro, ma Berkic è reattivo e nega il vantaggio all'11 di Vincenzo Montella. Per la prima rete della Serie A 2012-2013 bisogna aspettare il 28esimo. Muriel premia l'inserimento del mago Maico Suel, che beffa Viviano con un diagonale mancino. Palo gol e Udinese in vantaggio grazie alla prima rete in bianconero del ragazzo di Cosmopolis. Sul finire della prima frazione la Fiorentina si butta in avanti e si fida ai colpi all'inventiva di Jovetic, senza riuscire però a trovare la via del gol. La ripresa continua così come si era concluso il primo tempo. Al 56esimo è ancora Berkic a mantenere l'Udinese in vantaggio. Jajic, dopo una sterzata al limite dell'area, lascia partire un destro indirizzato sotto la traversa, ma il nuovo numero 1 friulano devia con un colpo di reni. Montella cerca disperatamente il pareggio e decide di cambiare le carte in tavola inserendo Quadrado ed El Amdaoui. Gli effetti dei cambi si vedono subito. Borja Valero trova Jovetic in aria. La volée del Montenegrino viene deviata da Danilo. Il risultato è un campanile che beffa Berkic e regala il meritato pareggio alla Fiorentina. Due minuti dopo, i Viola vanno a un passo dal ribaltone. Quadrado vince il contrasto con Pereira e calcia verso la porta, con Berkic che non è impeccabile. El Amdaoui, arrivato con 6 mesi di ritardo a Firenze, cerca di macchiare il suo debutto in A con un tocco di mano, ma Mazzoleni se ne accorge e ravvisa il fallo. L'assalto finale Viola si stampa sul palo di Pasquale al minuto 42. La traiettoria del nuovo capitano Viola è perfetta, ma è il montante a negare la rimonta alla Fiorentina.
Non è finita qui però, perché nel primo dei 3 minuti di recupero, Aquilani, subentrato al posto di Romulo, si inventa un lancio millimetrico per Jovetic che mostra tutto il suo talento. Doppio passo e palla piazzata sul palo lontano, Berkic non ci arriva e i 3 punti vanno all'11 di Vincenzo Montella. Sì, però vedi, il gol ti hanno confezionato Muriel e Michael Zuel. Qualcosa disse, soprattutto Muriel era giocatore, ma stiamo parlando di 2 giocatori che sono stati, tra virgolette, maltrattati da Guidolin, dice solo male di loro, e sono stati persi, soprattutto Muriel a un certo punto ha voluto andarsene, non voglio più rimanere qui, perché era stufo sentirsi dire sono un ciccione, che è un ciccione, questa è la sua costituzione fisica, altro che ciccione, e con l'Atalanta ha fatto 100. Grandi cose e ne farà ancora perché ha ritrovato il gol. Per cui, sai, a volte un giovane straniero che si sente dire sei ciccione davanti a tutti, cosa, rimane anche male. Poi veniva fischiato dal pubblico perché il pubblico è andato dietro Guidolin. Diciamo la verità fino in fondo. E lui non ne poteva più. A un certo punto, dicembre, ha detto io voglio andare via. E cosa fa la società? Gli dice no, tu stai fermo e perde un capitale. E ha dovuto cederlo alla Sampdoria per prendere almeno qualche quattrino, aveva fatto bene alla Sampdoria e poi all'Atalanta benissimo. Però sai, anche lui è stato un classico giocatore scovato dallo scouting del Udinese, quindi un giocatore importante. Come Quadrado, come Candreva, seguo il tuo ragionamento, sempre in quelle stagioni lì. Cosa dicono i precedenti, Guido? Che si è giocato 93 volte in Serie A e solamente in Serie A, e l'Udinese ha vinto 23 volte. Però, non sono pochi. La Fiorentina e 27 i pareggi. A Firenze l'Udinese ha vinto 6 volte, poco, ma questo poco è legato al periodo nero dal 2009-2010, 2008-2009, fino a un anno fa, in cui l'Udinese ha sempre perso. Sempre, ha sempre perso. L'altro anno si è rifatto con gli interessi, 4-0, era una gara di recupero, e non c'è stata storia, e per cui sai, a volte ci sono dei periodi negativi che durano a lungo, ma ci sono anche dei periodi positivi. Ecco perché potrebbe essere la volta buona per fare, tra l'altro Guido, per fare una bassa. Attenzione. 3 punti a Firenze significa probabilmente l'ottavo posto. La Fiorentina è giovedì e poi attesa dal Basilea, eh? Gioca in Coppa, attenzione, quindi sì, ragioniamo. Non ha una rosa extra larga. La testa dov'è rivolta secondo te? Certo, ma anche la rosa, dico, la rosa non è che ha poi alla Coppa Italia, cioè è arrivata in fondo o quasi a tutte le competizioni. Chapeau a Vincenzo Italiano perché, ripeto, la rosa non è extra large. E quindi bravi, quindi, però chiaramente a questo punto devi fare ottima rosa, capiamoci, ma certo. non ha la profondità dell'Inter, del Napoli, del Milan, insomma, dai, mancherebbe altro. Se vogliamo dirò che l'Udinese non è da meno la Fiorentina. Siamo lì, non è una brutta rosa quella della Fiorentina, tutt'altro. Insomma, la Fiorentina ha un punto debole, si dice, ma quelli della Fiorentina lo dicono, anzi lo pensano, non lo dicono, non lo possono dire, che il portiere non è un portiere. No. Di una squadra che guarda all'Europa. No. Infatti, avesse Silvestri, probabilmente avrebbe qualche. Si legge che stanno cercando proprio un portiere per l'anno prossimo. Può darsi che bussino a casa dell'Udinese per chiedere Silvestri. Ho visto che lo stanno cercando soprattutto all'estero, in Portogallo, manca a farla apposta. Guido, cosa dicono i doppi ex? Che sono tanti, te lo dico io, e anche molto qualificati, super qualificati. Sì, partiamo da Bigogno. Bigogno era un grande centro sostegno, quella volta centromediano, che era il regista negli anni 30 della Fiorentina, è stato poi giocatore, allenatore dell'Udinese, l'allenatore del secondo posto, Augusto Magli, che ha giocato prima della guerra con Bigogno e poi è venuto a Udine, è stato un elegantissimo mediano, giocato anche in nazionale negli anni 50, Virgili, per il quale la Fiorentina ha dato in cambio 75 milioni allora, e stiamo parlando del 1954. Ed erano soldi, eh? E Beltrandi, che poi l'Udinese, lo cedette subito al Napoli, alla Roma e poi al Napoli, è andato alla Roma. E quindi è stato un affare di quasi 100 milioni di lire. Allora, questo era Virgili, è stato però una spesa, sì, importante da parte del club Viola, ma alla fine valsa
per vincere lo scudetto, il primo scudetto 1954-55, 21 gol Virgili, non ha vinto la classifica dei cannonieri, però è stato determinante, però ha fatto grandi cose anche in breve tempo, in 2 anni, poi un po' scomparso in nazionale. Poi Segato è stato un grande giocatore mediano di quella Fiorentina. A fine carriera è arrivato Udine, quale parziale contropartita di una mezzala che a me piaceva molto, Luigi Milan, che l'Udinese aveva preso l'anno prima assieme a Cannella, e anche Cannella, un doppio ex, che aveva preso assieme a Cannella dal Venezia. Poi Salvori, un altro giocatore importante. Pradello troviamo contro, è come doppio ex, è lì adesso. Giusto per dirti. Non va in campo lui. No, Mandragora come ultimissimo. Anche Iachini è l'allenatore, Beppe Iachini. Secondo me era un buon allenatore, di quelli che abbiamo avuto che sono passati e sono durati poco, quello secondo me è quello che... Qui ha avuto poca fortuna. Sì, ma è un ottimo allenatore a mio avviso. Guido, il pronostico l'hai detto, c'è speranza, c'è possibilità? No, la speranza non mi piace dire speriamo, l'Udinese ha concrete possibilità. Basta. Per il suo potenziale, per il momento che attraversa, anche in rapporto al momento della Fiorentina, che ha la mente rivolta alla Conference alla Coppa. Ultimamente la Fiorentina ha perso qualche punto di troppo, dopo sai quel periodo baldanzoso, per cui come possibilità l'Udinese ne ha, certo, ne ha, certo. Per cui vedo un incontro aperto, sostanzialmente equilibrato. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo per parlare della Lazio e poi il gran finale Salernitana e Juventus, due appuntamenti di grande lusso alla Dacia Arena per concludere, Lazio e Juventus, tutte partite belle accese, belle cariche, quindi andiamo a viverle insieme a voi. Noi ci ritroviamo, Guido Comirato, che ringrazio, e il sottoscritto. Grazie per a voi. Parlare della Lazio. Ciao. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.